Buongiorno a tutti e a tutte. Continuano a calare in Emilia-Romagna i casi attivi, cioè il numero delle persone che sono state dichiarate malate, che sono scese ad oggi a 4.926 persone. È in diminuzione anche il numero delle persone in isolamento e continua a calare il numero delle persone che si trovano ricoverate e anche quelle ricoverate in terapia intensiva. Le persone complessivamente guarite sono a tutt'oggi 18.466, 208 in più nelle ultime 24 ore, ed esse rappresentano il 67% delle persone risultate positive dall'inizio del coronavirus. Purtroppo, nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 17 nuovi decessi. Sono usciti ieri sera i protocolli relativi alla riapertura delle palestre e delle piscine, che potranno riaprire da lunedì 25 maggio e che riguardano sia tutte le disposizioni, le norme, le regole igieniche che devono seguire le strutture, ma anche i comportamenti che devono tenere gli utenti, che sono estremamente preziosi proprio nel poter effettuare sport all'aria chiusa. Nel modo dovuto e cercando appunto di evitare qualsiasi situazione di difficoltà o di possibile assembramento. Riapriranno da domani, 23 di maggio, anche gli stabilimenti balneari e quindi si potrà andare in spiaggia in Emilia-Romagna, quindi rimanendo ancora all'interno della propria regione. La situazione a Monte San Pietro. A Monte San Pietro abbiamo tutti i dati completamente invariati rispetto al giorno precedente. Quindi abbiamo 8 persone con la malattia attiva in corso, 6 persone in sorveglianza, 8 persone, scusate, 10 persone in isolamento, 5 persone ricoverate di cui nessuna in terapia intensiva, 7 persone dichiarate guarite clinicamente, mentre 37 certificate guarite con un esito guarito, 7 persone decedute. Desidero ricordarvi l'importanza dei nostri comportamenti, non mi stancherò mai di farlo. Siamo ora nella fase 2 bis. Cosa sta succedendo? Stanno aprendo molte attività, ci sono più opportunità di spostamento, più opportunità di poter andare in tutta una serie di negozi. Ma il coronavirus è ancora presente e l'unico modo attraverso il quale si può diffondere è attraverso il contagio, cioè attraverso il fatto che una persona positiva non rispetti quelli che sono le limitazioni, i distanziamenti, non utilizzi la mascherina quando è dovuto e che questo avvenga con una persona che fa la stessa identica cosa. Quindi l'unico modo per volerci bene e preservarci e fare in modo che tutti i dati che vi ho letto, che sono estremamente positivi, possano continuare in questo modo è proprio quello di essere rispettosi e consapevoli del ruolo importantissimo che abbiamo in questa fase di rinascita e di ripartenza. Quindi è nelle nostre mani e mi raccomando, comportiamoci nel modo corretto. Oggi vorrei ringraziare, beh, innanzitutto i ragazzi dell'Avis, i nuovi donatori dell'Avis. Abbiamo 7 nuovi donatori, 2 ragazzi e 5 ragazze tra i 19 e i 23 anni. Sono dei giovanissimi nostri concittadini e concittadine che hanno deciso di mettersi in gioco, di fare un gesto solidale e di dare il buon esempio. Quindi ringrazio Federica, Hamad, Christian, Gioele, Mirko e Nicolò. Grazie veramente per il vostro esempio. Desidero ringraziare anche veramente tutte le attività, i commercianti, i bar, i ristoranti. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno operato durante la fase 1 in grande difficoltà, con un grande stress da parte di tutti, con un grande carico di lavoro, cercando di riadattare, di rimodulare la loro attività, lavorando tantissime ore per consentirci di avere tutta una serie di servizi attivi e operativi. E quindi ringrazio anche le farmacie, gli operatori delle pulizie, i volontari del pronto soccorso, ovviamente, i medici e gli infermieri. Ma desidero ringraziare anche tutte le attività che stanno riaprendo adesso, tra mille difficoltà, perché siamo nella fase 2 bis del coronavirus e quindi sia i bar che i ristoranti devono rispettare una serie non solo di norme igienico-sanitarie, ma anche proprio di distanziamenti, operare con nuove modalità e ovviamente l'afflusso dei clienti non è lo stesso di prima. Però
Proprio per questo penso che sia importante, nel modo opportuno, che noi sosteniamo le attività del nostro territorio, che capiamo quello che stanno facendo, l'energia, l'entusiasmo, la voglia di ricominciare, li premiamo con la nostra presenza, ma anche con i giusti comportamenti, perché così rimarranno aperti e saremo tutti veramente più contenti e potremo vivere al meglio anche questa fase 2 bis, una fase 3, una fase 4, ma dipende veramente da noi. E quindi vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.